cosa è più facile farle che giudicarle. Io penso questo, non è semplice, sicuramente avremmo fatto contento qualcuno, scontentato qualcun altro, però il giudizio è questo, cercate di accettarlo e prendetela come un gioco, pur ho visto con dei problemi decisamente importanti, ma la cosa migliore deve essere il gioco, di trovarsi assieme, e per me è guardare il muro che fa sempre vicino, perché si impara da tutto. Quindi se a voi piace costruire, continuate a fare gare e vedete che poi i risultati arriveranno. Sulla qualità sono tante mosche, la busta, un po' la tensione, e c'è chi la fa un po' meglio, un po' meglio, ma secondo me è la cosa meno importante di tutto, cioè è il posto di ritrovarsi e il gruppo che si crea. Bravo Fabio! Bene o male ha detto quasi tutto Fabio, questo è un gioco, non dimentichiamo, quindi l'importante è partecipare. Ho notato, visionando tutti gli artificiali, che qualche concorrente, pur facendo intuire che è molto capace della costruzione, ha subito lo stress da gara volendo strafare. E volendo strafare forse ha perso un po' il filo dell'artificiale, ha perso per esempio la sua efficacia in pesca, che ricordatevi che nella votazione ha 10 punti in più. E quello insomma per qualcuno forse ha limitato il punteggio. Comunque un gioco, sono tutti artificiali che in pesca avrebbero catturato, penso che questo sia già un ottimo risultato. Ciao a tutti. Prima di tutto volevo fare i complimenti a tutti i concorrenti, dal primo all'ultimo, perché per me è la prima volta che partecipo ad una giuria. Mi rendo conto, come hanno detto loro, che non è facile giudicare gli artificiali, ma mi sono reso conto che comunque il livello è altissimo, dal primo all'ultimo concorrente. Non c'è nulla da dire a livello di costruttivo, quello che ha già detto Marco è molto importante. Quello che posso dire sinceramente è che mi ha fatto veramente tanto piacere vedere tutta questa manifestazione a casa mia, perché io sono di Torino, quindi con persone che conosco da una vita come Silvano, Massimo e tutti loro, riuniti qua a fare qualcosa di bello che ha portato tanto divertimento a tutti. Quindi ringrazio comunque tutti, ringrazio ovviamente Massimo e tutta l'organizzazione e faccio di nuovo i complimenti a tutti i concorrenti. Chiusura, per ultima cosa, ma non per ultimo, volevo fare un ringraziamento alla vigilanza